Giovanna Bruno, ci avviciniamo alla chiusura di questa campagna elettorale strana che rimarrà nella storia. Cosa si aspetta? In questo momento tante sono le emozioni, le fibrillazioni anche interiori per ovvie ragioni. Mi aspetto che la città risponda in maniera ancora più compatta e ancora più consistente rispetto al voto già espresso il 20 e il 21 settembre. E mi aspetto essenzialmente che questa città comprenda la necessità di rimettersi tutta, con tutte le sue componenti, in cammino. Ci aspetta una sfida veramente difficile. È una congiuntura storica molto particolare per tutti, per tutte le comunità, a maggior ragione per la nostra, che vive una condizione di difficoltà economica purtroppo accertata, ma non abbiamo paura. Siamo consapevoli del fatto che il lavoro da fare è tanto, ma siamo altrettanto consapevoli che la forza di volontà degli andriesi e soprattutto il senso di fiducia che devono recuperare per sentirsi orgogliosi di appartenere a questa città saranno i primi ingredienti per poter avviare un percorso di una testa che si rialza. Questo è quello che mi aspetto, che Andria ci segua in questo percorso, un percorso che dobbiamo fare tutti insieme a più voci e a più mani. In caso di vittoria, quale squadra di governo la affiancherà? È una questione di cui ci occuperemo un secondo dopo aver eventualmente vinto e essere stati proclamati sindaco di questa città. È una questione di rispetto nei confronti della coalizione che mi sostiene ed è una questione di rispetto nei confronti dei cittadini. I cittadini il 4 e il 5 sono chiamati a scegliere il loro sindaco e il programma a supporto di quel sindaco. Tutte le valutazioni ovviamente vengono fatte un secondo dopo, tenuto conto che abbiamo messo in chiaro da subito quelli che sono i criteri che noi riteniamo debbano essere utilizzati per l'individuazione della squadra di governo: l'esperienza, la competenza, la professionalità e anche la novità. Andria in questi giorni sta vivendo in prima persona situazioni un po' tristi dal punto di vista dell'emergenza sanitaria. Lei ha avuto esperienza diretta, c'è stata pure una perdita importante in famiglia, cosa si sente di dire a tal riguardo? Non sarei mai voluta ritornare su questo argomento. In queste ore la città vive una nuova paura, il rischio del contagio, e il mio saluto e la mia vicinanza affettuosa al commissario, al segretario generale, ai dipendenti comunali, a tutte le famiglie, a tutti i cittadini che in queste ore appunto vivono questo dramma. La comunità deve dimostrare anche in questo di essere squadra, dobbiamo tenerci stretti, dobbiamo affrontare questa calamità innanzitutto con un alto senso di responsabilità, con un rispetto massimo delle norme, di tutte le restrizioni. Anche noi per quanto riguarda la campagna elettorale abbiamo cercato di attenerci il più possibile, abbiamo utilizzato gli spazi aperti, il distanziamento, i presidi. Evidentemente dobbiamo fare ancora di più, quindi allerta massima. Questo non deve scoraggiarci dal fare le nostre abituali attività, perché altrimenti corriamo il rischio di un nuovo grave blocco nella nostra